come ho potuto notare, è sempre presente alle presentazioni del libro di Giancarlo Perazzini. Sì, Giancarlo è un caro amico, ma soprattutto la sua vicenda di scrittore, lui è un grosso manager, un grosso imprenditore, però la sua vicenda di scrittura è una vicenda che mi appassiona. Ha iniziato relativamente tardi, il suo primo libro è del 2007, Gian Maldafrica, che è un libro autobiografico, che l'ha rivelato come scrittore appassionato. Ha continuato poi, e questo è il settimo libro, ha scritto gialli molto belli, ma questo è un libro particolare, Omicidio dell'anima, perché è veramente coinvolgente, perché è una storia vera che lui racconta molto bene, ma con grande delicatezza, con grande pudore, perché è una storia tragica del sud, di omertà, di quei clan familiari che tengono all'interno della famiglia situazioni intollerabili, per cui una povera ragazzina che fa il liceo, che è brava negli studi, che in qualche modo vive la società del suo tempo in forma paritetica tra ragazzi e ragazze, si trova ad essere violentata ed essere costretta a sposare il suo violentatore. Purtroppo questo violentatore si rivelerà poi un persona dispotica che per 40 anni la tormenta. Allora nel libro nascono gli interrogativi: come una donna moderna, una donna del nostro tempo, una donna che lavora, che ha studiato, una donna autonoma che cresce 4 figli, perché poi da questa violenza nasce una bimba e poi dopo altri 3 figli, come possa aver sopportato tutto questo? E nasce allora l'interrogativo: che tipo di madre è quella che la costringe a sposare il violentatore, e che tipi di fratelli sono quelli che in qualche modo le impediscono di separarsi, di andare via, di fronte a tante ingiustizie, a tante cattiverie, ma soprattutto a tanta violenza. Allora è un libro inquietante, e il fatto che oggi si sia ribadita che da questa esperienza nasca un'associazione online, un'associazione che dice no vuol dire no, che di fronte a tanta cattiveria, a tanta violenza, a tanto sopruso, no vuol dire no, e che bisogna avere il coraggio di dire questo, mi sembra estremamente bello. L'uomo che cos'è? Su questo sarai d'accordo con me. Senza lavoro l'uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. Monica Perazzini, portavoce dell'associazione No vuol dire no. Cosa si propone di fare questa associazione? Come intendete stimolare la cultura del rispetto? Questa associazione è nata da un'idea dell'onorevole Irene Pivetti, vorrebbe sensibilizzare l'opinione pubblica, le donne, i giovani, gli uomini, tutti i livelli sociali, sensibilizzarli su quello che è il problema della violenza, non solo contro le donne, contro i bambini, una violenza che molto spesso purtroppo, come espresso in questo libro scritto da Perazzini, avviene fra le mura domestiche. È un problema non così distante come possiamo pensare, non riguarda solo le straniere che vivono in Italia, ma riguarda anche purtroppo delle nostre connazionali. Non abbiamo ancora dei numeri precisi, ma sappiamo che ci sono delle cifre, ahimè, altissime. Si può parlare, si può portare il problema nelle piazze, se ne può parlare nelle scuole, si può proporre ai ragazzi in età adolescenziale una cultura del rispetto, rispetto della donna, rispetto della persona. Qualunque sia la connotazione politica o religiosa, perché la persona merita comunque sempre rispetto. Chi ha bisogno e vive un momento di disagio ha bisogno anche di un supporto economico, alle volte ha bisogno di un supporto logistico, e tante volte persone che si trovano a vivere una situazione difficile non hanno però le condizioni economiche o momentanee, hanno magari bimbi piccoli, sono donne che non hanno un lavoro, non hanno un'indipendenza economica, hanno quindi bisogno anche di un appoggio in questo senso, ed è quello che l'associazione si promuove di fare, sensibilizzando l'opinione pubblica, i comuni, i politici, a qualunque livello. L'idea è nata a Pontremoli durante il premio Bancarella, c'erano tantissimi sindaci. Chiedere a loro in prima persona di mettersi a disposizione, perché credo che sia un dovere morale, sociale e civile di chiunque fare in modo che la persona, sia che sia un bambino, sia che sia una donna, sia che sia una persona indigente, meriti rispetto e aiuto.
E questo penso che si possa fare unendoci, unendo le forze. Abbiamo bisogno di tanti appoggi, perché la No vuol dire no si sta creando, ha bisogno di tante adesioni per potergli dare una veste legale affinché poi possa diventare operativo in tutti i sensi. Ecco, infatti, approfittando di questa telecamera, volevo appunto chiederle come ci si fa ad iscrivere, quali sono i sistemi. Il sistema è molto semplice, abbiamo bisogno di raccogliere delle firme, l'iscrizione è assolutamente gratuita, abbiamo un modulo, se no momentaneamente ci si può appoggiare alla Onlus Learn to be Free e utilizzare la posta elettronica no vuol dire no onlus@libero.it o anche consegnando brevi manual il modulo. Ripeto, momentaneamente l'iscrizione è assolutamente gratuita, poi successivamente chi lo desidera potrà inviare un contributo, perché chiaramente c'è bisogno soprattutto di fondi, ma basta anche poco, basta essere tanti, metterci insieme e con poco si può fare molto. No, caro amico, non sono d'accordo. Parli da uomo ferito,